Benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Quarto Canale. Era nell'aria già da diverso tempo, ma ora è arrivata anche l'ufficialità. Il TAR della Campania ha bocciato il bando con cui il comune di Quarto nel luglio scorso avrebbe voluto affidare la gestione di due farmacie comunali. Ce ne parla il nostro inviato Marco Lista, nel primo servizio. Secondo il Tribunale il bando stilato dal Comune di Quarto limiterebbe la concorrenza in quanto prevede un solo soggetto per la gestione di due distinte farmacie. Accolto dunque il ricorso al TAR presentato da Federpharma, l'associazione che riunisce i gestori di farmacie. La sentenza del Tribunale Amministrativo parla chiaro: non si può limitare la concorrenza. Secondo quanto si legge nel testo della sentenza, il ricorso di Federfarma viene accolto poiché il bando risulterebbe incongruo per due aspetti. Il primo riguarda il poco tempo a disposizione dei partecipanti, visto che la pubblicazione del bando è avvenuta il 17 agosto e la scadenza era fissata per il 15 settembre, ignorando di fatto che le aziende specializzate riaprono solo a settembre dopo la pausa estiva. Il secondo e più rilevante motivo a favore dei ricorrenti entra invece nel merito stesso del bando, che prevedeva un'unica gestione per entrambe le farmacie comunali, anziché ammettere la possibilità di concorrere all'assegnazione di una sola di esse, come vorrebbe una vecchia legge degli anni trenta. E proprio la mancanza di una legislazione recente faceva ben sperare all'amministrazione quartese di averla vinta su Federfarma. In particolare, l'assessore alle attività produttive, Lino Bonanno, aveva ultimamente ribadito con forza la bontà del bando comunale. Ma come abbiamo visto, il Tar della Campania ha creduto diversamente, bocciando il bando perché non difendeva sufficientemente la concorrenza, che invece, recita la sentenza, va tutelata come bene in sé. Da esponente di punta, tanto da essere candidato alle elezioni provinciali, ha fuoriuscito. Questa sembra essere la storia del consigliere Geppino Esposito, eletto due anni or sono tra le file della Margherita e confluito in quelle del PD. A quanto dicono indiscrezioni, infatti il consigliere starebbe pensando seriamente di abbandonare il suo partito e per il passaggio all'Udc mancherebbe davvero soltanto l'ufficialità. Che sia vera o no la notizia, questo è l'ennesimo sintomo di una cronica instabilità che caratterizza la sezione quartese del partito. Ricordiamo che ben tre segretari hanno rassegnato le dimissioni nell'ultimo anno, incapaci di porre rimedio allo sbando più totale nei quali versa il partito alle prese, tra l'altro con problemi economici insoliti per un grande partito che hanno portato a ingiunzioni di stratto e al serio rischio di vedersi staccare la corrente elettrica. Quello che sembrano lamentare un po' tutti i consiglieri è l'assenza di coordinamento e di coesione. Una riunione del PD è ormai da ricercare negli annali di storia. Negli ultimi mesi e soprattutto dopo le polemiche del dopo provinciali, Esposito è apparso un po' al di fuori delle dinamiche politiche, limitandosi alla mera presenza in aula consigliare. Probabilmente è da tempo che medita su tutto questo. Ne sapremo probabilmente di più nei prossimi giorni. Nei mesi scorsi l'assessore alle finanze Antonio Granato ha diffuso un questionario per la raccolta di suggerimenti su futuri interventi da mettere in bilancio e per raccogliere le opinioni dei cittadini sui servizi del Comune. Ora che l'esperimento si è concluso possiamo dare un primo sguardo su quanto è emerso. Sono stati circa mille i questionari compilati, di cui 200 circa tramite il sito del Comune e i restanti provenienti dalle associazioni, dai CAF e dall'Istituto Superiore ISIS, dove era stato distribuito. Da essi un dato emerge nettamente, ossia che i servizi offerti dal proprio Comune siano molto scadenti, con particolare riferimento alla mancanza di luoghi di aggregazione e di spazi dove spendere il tempo libero. Le proposte quindi sono in linea con questo risultato, oltre che con l'età mediamente molto giovane dei compilatori. Altro dato piuttosto scontato riguarda la generale insoddisfazione per la condizione delle strade, l'illuminazione pubblica e la raccolta differenziata. Ad avere un riscontro positivo invece è stato proprio l'esperimento del questionario. In virtù di ciò l'assessore Granato si è già detto al lavoro per migliorare e potenziare l'iniziativa, assicurando al prossimo questionario una diffusione molto più ampia.